Il mio vuole essere un saluto che trascorre un po', che trascolora in un ringraziamento e alla fine anche in una riflessione. Vorrei però partire con un'immagine che è naturalmente presa dal testo fondamentale per la nostra fede, per la nostra cultura, la Bibbia. Un'immagine per certi versi anche un po' sorprendente e forse stravagante, che l'autore della lettera agli Ebrei, uno degli scritti più complessi, più ardui anche dal punto di vista letterario del Nuovo Testamento, ci offre nel capitolo 12 al versetto 1 per descrivere la comunità dei credenti che si riunisce. L'immagine è quella, in greco è perikeimenon nephos, una nube disposta a corona, una sorta quindi di nube che è attraversata quindi dalla luce del sole, è una nube di una giornata luminosa, quindi non una nube tenebrosa, che è attraversata dalla luce e che è costituita da tante gocce, da tante presenze. Ecco, il mio ringraziamento proprio e saluto vuole cercare ora di evocare alcune di queste gocce, non tutte, che sono distribuite a corona anche qui quest'oggi, che lo sono stato anche nei giorni precedenti. E prima di tutto vorrei partire dalla triade di base. Questa triade che è costituita indubbiamente dalla Santa Sede, quindi dal suo commissario, da me e ora dal sostituto della Segreteria di Stato per gli Affari Generali, Sua Eccellenza Monsignor Becciu, che anche lui interverrà. Ma poi subito dopo subentra in questa triade la Conferenza Episcopale Italiana, col suo presidente il Cardinale Angelo Bagnasco e col suo contributo significativo anche attraverso quel coinvolgimento che io ho voluto anche delle diocesi. Ci sono due diocesi che hanno dato due loro gioielli. Da un lato, come è stato ricordato, il Patriarcato di Venezia, il Tintoretto, con la sua ultima cena così carnale, così quotidiana, e dall'altra parte la diocesi di Ancona Osimo con il grande arazzo di Rubens che subentrerà alla ultima cena di Tintoretto. E poi da ultimo in questa triade devo ricordare una presenza che non è stata solo preziosa, è stata indispensabile, fondamentale, quella della diocesi di Milano. Qui sarà il Cardinale Angelo Scola a portare il suo saluto. Nell'interno della commissione, della delegazione della Santa Sede, c'è un vicecommissario, naturalmente della Santa Sede, Monsignor Iacobone, ma c'è anche un commissario, vicecommissario della diocesi di Milano, il dottor Gualzetti. E poi nell'interno di questa corona attraversata dalla luce continuano le figure che emergono, le gocce, le autorità dell'Expo, il dottor Giuseppe Sala che interverrà alla fine, l'ambasciatore Pasquino che ha fatto questo saluto così suggestivo in apertura. E poi permettetemi di ricordare anche questa particolare nube, è una vera e propria nube in questo caso, luminosa, di ambasciatori. Sono presenti più di 60 ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Credo sia quasi un caso unico in tutti i giorni nazionali avere una presenza così numerosa, un arcobaleno in questo caso,
che è rappresentato nell'interno dello spazio certamente dell'Expo e che qui si concentra in una maniera simbolica particolare. E poi vorrei ricordare naturalmente anche la presenza del governo italiano con questo saluto affettuoso che il sottosegretario Baretta ci ha rivolto. Ma ancora andando avanti vorrei parlare anche un po' del padiglione vivente, perché è vero, è un padiglione costruito nello spazio con degli elementi materiali, però come avete anche visto e visitandolo vi siete accorti, ci sono state tante persone che sono state coinvolte, dagli architetti agli allestitori, le guide, i custodi, i volontari, un consiglio, un dicastero vaticano accanto al nostro, a me, Corunum, che ha presentato i 3 filmati, oppure quel tavolo interattivo così suggestivo che avrete forse sperimentato, e poi gli sponsor che hanno sostenuto le componenti principali, ma anche direi quel padiglione vivente nel tempo, non soltanto in quello spazio, perché per esempio l'Università Cattolica da una parte e l'Ospedale del Bambino Gesù, un'istituzione vaticana, hanno offerto una serie di incontri, soprattutto il Bambino Gesù, l'ospedale, degli incontri veramente straordinari, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista tematico, toccando anche certi orizzonti nei quali il cibo diventa dramma. Pensiamo alla bulimia e l'anoressia, per esempio, in cui il cibo diventa anche segno di vita che si trasmette, l'allattamento. E ancora vorrei ricordare ancora tante presenze che sono qui, i vescovi per esempio, ma soprattutto tutte le persone che sono venute qui, fin laggiù in fondo. Ma permettete che alla fine, e non perché è ultima questo ringraziamento saluto, ma perché è un ringraziamento saluto anche personale, io vorrei rivolgermi proprio a loro, all'orchestra Esagramma, per una ragione anche personale, perché non solo conosco per amicizia Monsignor Sequeri e chi dirige, la professoressa Alicia Sbattella, ma perché anch'io ho visto il germe minimo, piccolo, da cui partiva questa realtà che ora vedete in maniera così sontuosa, così grandiosa. Pochi che iniziavano con la fatica che comporta questo tipo di esperienza, e pensate, questo piccolo seme, questo germe è cresciuto in albero fino a diventare e a varcare gli oceani e ad andare persino a Washington, all'università di Georgetown. E io, passando proprio da quella università, avevo ancora l'eco dei loro suoni, perché il rettore di quella università mi ha consegnato la registrazione delle loro esecuzioni. Queste loro oggi saranno quelli che ci accompagneranno, perché ci faranno sentire dopo l'inno nazionale della Santa Sede di Gounod. Mi pare che avremo il mattino del norvegese Grieg, avremo il largo del musicista ceco Dvořák e alla fine, più solenne, la fantasia corale di Beethoven. Io adesso, a questo punto, nella seconda parte, vorrei dedicare qualche momento di riflessione anche al tema, ma se volete anche al significato di questo padiglione. La Santa Sede si è incastonata nell'interno di questo spazio laico, questo spazio internazionale, ma non è una novità. Pensate che nel 1851,
alla Great Exhibition of the Works of Industry All Nations di Londra c'era già presente la Santa Sede con un suo padiglione. Allora regnava, nel senso anche letterale del termine, Pio IX. Già allora la Santa Sede era presente. E la presenza nostra, che è una presenza così sobria, come avete visto, così circoscritta nel suo perimetro, sono 330 metri quadri, nell'interno almeno, del padiglione, ha avuto alle spalle presenze nobili e grandiose, monumentali. Forse pochi sanno, io l'ho ripetuto spesso ai giornalisti questa cosa, che nel 1964, sotto il pontificato di Paolo VI, nella grande Expo di New York, in quell'occasione, pensate, dalla Basilica di San Pietro migrò fino a New York la Pietà di Michelangelo e fece una navigazione tra l'altro segreta, perché per evitare qualche attentato si costruì una copia perfetta in marmo di Carrara e fu quella che ufficialmente era considerata la Pietà, una Pietà che ora è ancora conservata a New York, nel seminario di New York. Quindi noi abbiamo una tradizione alle spalle e il significato, però, anche quando ci siamo ridotti, se volete, a questo segno piccolo, è quello. Io ho usato un'immagine, devo dire, in passato non felice. Ho parlato di una spina nel fianco del pur legittimo, pur necessario consumo, cibo da consumare. Ma ho voluto usare l'immagine della spina più per indicare l'idea che noi vogliamo accendere nelle coscienze delle domande, delle interrogazioni. E queste interrogazioni sono espresse attraverso le due frasi che dominano il nostro padiglione anche dal punto di vista grafico all'esterno. Prima di tutto la frase che tutti conoscono, anche i non credenti, la frase di una delle preghiere fondamentali, capitali del cristianesimo, il Padre Nostro: «Ton arton emon dos emin semeron», il nostro pane dacci ogni giorno, dacci oggi. E qui abbiamo l'accumularsi allora delle domande, delle interrogazioni. Pensiamo alla fame del mondo, gli scarti, la globalizzazione della solidarietà, secondo la frase usata proprio da Papa Francesco nell'inaugurazione del 1° maggio. O ancora, se volete, tutti i problemi di consumo degenerato, quello che viene chiamato l'earth overshoot, cioè lo sforamento della terra. Pensiamo che lo scorso anno, secondo questi calcoli sempre un po' discutibili, però con qualche fondamento, il 19 agosto del 2014 noi avevamo già consumato tutti i beni che secondo i calcoli erano disponibili sulla terra per il 2014. Che vuol dire che stiamo già consumando dei beni futuri. E non perché sono necessari, no, perché una parte enorme viene sprecata. È per questo che abbiamo voluto mettere questa tavola interattiva che ricordi anche che cosa significhi. E io direi in italiano, che è una bellissima lingua, vorrei ricordare che noi abbiamo due termini, lo stesso termine al maschile e al femminile, e non è del tutto identico. Tavolo e tavola. Tavolo può essere anche un elemento materiale. La tavola è la mensa, nella quale gli uomini e le donne, padri e figli, madri e figlie, si incrociano, si incontrano. E abbiamo perciò voluto che idealmente sulle tavole ci fosse di più in questa tavola del mondo, che come ben sapete è squilibrata, perché da una parte
c'è una folla enorme di persone che stanno aspettando le briciole, e dall'altra parte ci siamo noi del nord del mondo che abbiamo cumuli di beni e problemi di dieta. Ebbene, abbiamo voluto perciò che alla fine, lo dico ora, tutti coloro che visitano il nostro padiglione possano, se vogliono, dare un dono. Noi non diamo nulla in dono, un dono alla carità del Papa. Io vorrei, anzi in uno dei prossimi incontri, chiedergli di scegliere lui un soggetto a cui dedicare quanto raccoglieremo. Già si è cominciato a donare da parte dei visitatori, perché questo equilibrio della tavola del mondo sia maggiore. E la seconda frase con la quale mi avvio alla conclusione è quella che, tra l'altro, paradossalmente c'è nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento e nel libro del Deuteronomio, lo ala lechem le baddo, non di solo pane vive l'uomo. Tra l'altro è curioso notare che dal punto di vista filologico la parola in ebraico, c'è qui anche l'ambasciatore ebraico presso la Santa Sede di Israele, la parola lechem, pane, ha le stesse radici della parola guerra. Consapevoli come siamo che tante volte il cibo genera ira, la mancanza di cibo o l'accumulo esasperato. E dall'altra parte invece la stessa frase pronunciata da Gesù, che cita l'Antico Testamento, uche parto mono, non di solo pane. E qui allora c'è tutto il valore del simbolo che il cibo comporta. Pensiamo al simbolo del cibo nei momenti fondamentali della vita. Quando molti di voi si sono sposati, hanno fatto il pranzo nuziale per comunicare attraverso il cibo la loro gioia. Quando si muore, in molte culture c'è il pranzo funebre, che fa parte anche della liturgia ortodossa. Quando si fanno delle celebrazioni, delle feste, c'è il banchetto festivo. Cristo amava i banchetti. Tant'è vero di essere accusato di essere un mangione e un beomme, perché non disprezzava il piacere della tavola, ma al tempo stesso i banchetti proprio hanno dentro di sé un significato ulteriore. Ed ecco che allora il tavolo tavola è nell'interno di tutte le chiese cattoliche, ed è il tavolo dell'Eucaristia. Ma io vorrei quindi del pane e del vino, come diceva il poeta Claudel, interroga la vecchia terra, ti risponderà sempre col pane e col vino. E il pane e il vino sono i segni della presenza per noi credenti cristiani, segno della presenza di Cristo continua nel tempo e nello spazio. Ma noi sappiamo che anche il cibo può diventare simbolo di altri nutrimenti, come la parola, la verità, la bellezza. Può essere un segno di tutto ciò che l'uomo ha bisogno dentro di sé. Io ho continuato a citare nelle conferenze stampa la parabola del giacinto del mondo indiano. Questa parabola dice che quando tu hai due pani che ti avanzano, uno dallo al povero perché si abbia a sfamare, l'altro vendilo e compra un giacinto, un fiore, per darlo al povero, perché anche il povero ha diritto della bellezza. Anche il povero, come ha fatto Papa Francesco, ha diritto di entrare nella Sistina. E tra l'altro sono stati tra i visitatori migliori, mi hanno detto le guide, più stupiti. Hanno diritto alla musica, anche loro, ed è stato fatto un concerto nell'Aula Paolo VI per voi. Io ho concluso e, dopo tutto, siamo ecclesiastici, noi siamo un padiglione che rappresenta anche una religione, la religione cattolica. E allora io vorrei finire, anche se è un po' anormale nell'interno di un evento di questo genere, con una preghiera. È una preghiera però che è di tale poesia, solo frammenti leggerò,
che riguarda proprio il tema del cibo, è una preghiera frammentaria che però è di una poesia così alta e densa da essere quasi universale. E c'è purtroppo nell'originale, e l'originale ebraico in questo caso sono due salmi messi insieme, due frammenti di salmi, c'è un elemento che è intraducibile, perché nefesh in ebraico vuol dire contemporaneamente, ebraico classico, l'anima e la gola. Quando noi abbiamo sete nella gola, la gola riarsa, però anche è l'anima che ha sete di Dio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia, la mia gola, anela a te, o Dio. Dall'aurora ti cerco, o Dio, tu sei il mio Dio. Ha sete di te la mia anima, la mia gola. Desidera te tutta la mia carne, come se fossi in terra arida, assetata, senza acqua, come saziato dai cibi più succulenti, io con labbra gioiose, con la mia bocca ti loderò per sempre. Grazie.